tutti, benvenuti nel mio canale Jacqueline Arte Uncinetto. Io mi chiamo Jacqueline. Oggi vi propongo un bellissimo poncho giapponese. Lavorerò con questo filato in pura lana, morbidissimo, con misto di colori, con una sfumatura tra il bianco, il grigio chiaro e il grigio scuro. Lavorerò con l'uncinetto numero 4, ho bisogno di un forbicino e di un metro. Se volete lavorare con lo stesso filato che sto lavorando, lascerò sotto l'iscrizione box il sito dove ho acquistato, si chiama Lane di Biella. Sotto lascerò sulla descrizione dove acquistare, ok? Però questo poncho potete lavorare sia con la lana sia con cotone, basta che sia un po' grosso e filato, ok? Andiamo avanti. Inizierò con un nodino, poi farò 80 catenelle, però le mie catenelle farò un po' aperte, non tanto chiuse, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Quindi adesso lo prendo già, lascerò così, prendo qui per arrivare alle mie 80 catenelle già tutto dritta, senza avere problemi di lavorazione. Quindi ho fatto 25, 26, 27, 28, 29, 30. Andrò avanti, farò 80 e torno con voi. Eccoci qua, sono arrivata ai miei 80, quindi tiro qua, tiro qui e passo di qua, ok? Così adesso inizierò a lavorare 3 catenelle, 2, 3, farò per ogni catenelle un punto alto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vado avanti, quando arrivo al penultimo torno con voi. Eccoci qua, sono arrivata, ho fatto tutti i punti alti, adesso salto 1, 2 nella testa, un punto bassissimo, vado qui in mezzo, punto bassissimo, quindi salgo con 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, salto 1, nel prossimo un punto basso, 1, 2, 3, 4, 5, salto 1, nel prossimo un punto basso, 1, 2, 3, 4, 5, salto 1 e nel prossimo un punto basso, per 3 volte. Adesso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, salto 1, 2, 3, nel quarto un punto basso, ripetiamo, facciamo ancora 5 catenelle, salto 1 e nel prossimo un punto basso, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, salto 1, nel prossimo un punto basso, 1, 2, 3, 4, 5, salto 1 e nel prossimo un punto basso. Ecco. Adesso faremo 8 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, salto 1, 2, 3, nel quarto un punto basso, 1, 2, 3, 4, 5 salto 1, nel prossimo un punto basso, 1 2 3 4 5, salto 1 e un punto basso. Quindi abbiamo fatto 1 2, adesso ancora una di 5, 1 2 3 4 5, salto 1, nel prossimo un punto basso. Quindi 1 2 3, adesso faremo ancora 8 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 8. Qui salto 1 2 3, nel quarto un punto basso. Adesso 1 2 3 4 5, salto 1, nel prossimo un punto basso, 1 2 3 4 5, salto 1, nel prossimo un punto basso, manca 1 1 2 3 4 5, salto 1 e nel prossimo un punto basso. Quindi abbiamo fatto 1 da 8 2 3. Adesso faremo 10 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, salto 1 2 3 e nel quarto un punto basso. Qui metto questo qua, marca punto, perché lo so che questa è quella di 10. Ok, adesso iniziamo a fare le 5 catenelle per 3 volte, 1 2 3 4 5, salto 1, nel prossimo un punto basso, 1 2 3 4 5, salto 1, nel prossimo un punto basso, 1 2 3 4 3 4 5, salto 1, un punto basso. Quindi adesso iniziamo a fare 8 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 8, salto 1 2 3 4, un punto basso, 1 2 3 4 5. Iniziamo a fare 5 catenelle saltando 1, nel prossimo un punto basso per 3 volte, 1 2 3 4 5, salto 1, nel prossimo un punto basso, 1 2 3 4 5, salto 1, nel prossimo un punto basso. Quindi facciamo adesso 8 catenelle, 2 3 4 5 6 7 8, salto 1 2 3, nel quarto un punto basso, 1 2 3 4 5, salto 1, nel prossimo un punto basso, 1 2 3 4 5, salto 1, nel prossimo un punto basso, 2, manca 1, 1 2 3 4 5, salto 1, un punto basso. Ok, adesso faremo 1 2 3 4 5 6 7 8, ok, 1 2 e 3. Allora salto 1 2 3, nel quarto un punto basso, 1 2 3 4 5, salto 1, nel prossimo un punto basso, 1 2 3 4 5, salto 1, nel prossimo un punto basso, 1 2 3 4 5, salto 1, nel prossimo un punto basso. E quindi adesso faremo 8 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 8, salto 1 2 3, nel quarto un punto basso. Quindi qua bassissimo. Allora vediamo un attimo. allora un attimo, 10 qua, 8, 1 2 e 3, 1 2 e 3, scusate, questo l'ultimo è di 10 catenelle, 8 9 10, questo è quell'altro angolo, eccolo qua. Adesso saliamo qua per 3 volte con punto bassissimo, 1 e terzo, faccio un punto basso così. Allora questo è il prossimo angolo da 10 e metto il marcapunto perché è qua, ok, uno qui e uno qui, quindi ci abbiamo 2 da 10, 1 da 8, 2, 3 da questa parte da 8, qua ci abbiamo 1, 2 e 3, quindi 3 da 8 qua, da 8 catenelle diviso dei 3 con 5 catenelle, e qua 1 da 10 e qua pure, ecco, saltato 1, 2, 3 catenelle, qua faccio un punto basso, 1, 2, 3 4 5 catenelle, qua un punto basso, 1 2 3 4 5, qui un punto basso, nell'archetto di 8 catenelle faremo 10 punti alti, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 1 10, qua direttamente con un punto basso inizio 1 2 3 4 5 catenella, qua un punto basso e chiude il nostro archetto. Quindi ricordatevi sempre che nell'archetto di 8 catenelle vanno 10 punti alti e successivamente vanno le 5 catenelle in punto basso, 1 2 3 4 5, ancora 1, chiudo con punto basso, nell'archetto di 10 e di 8 catenelle ancora 10 punti alti, 2 3 4 4 5. Quando ho fatto i miei 10 punti alti torno con voi ancora, allora ho fatto 5 6 7 8 9 10, una catenella, no, un punto basso nell'archetto di 5 catenelle, 5, vado qui, chiudo, ancora 5 catenelle, 5 e chiudo. Il prossimo archetto che ci abbiamo ancora 10 punti alti, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 1 10. Ecco qua, fatti 10, arrivo qui, un punto basso, 1 2 3 4 5 catenelle, nel prossimo archetto un punto basso, 1 2 3 2 3 4 5, nel prossimo un punto basso. Qui abbiamo un archetto con 10 catenelle, quindi qui dentro dobbiamo fare 20 punti alti. 1 2 3 4 5 6. Quando ho fatto i 20 torno, ecco, ho fatto i 20, allora 3 3 6 3 9 1 10 3 3 6 3 9 1 10, 20, arrivo qui un punto basso. Allora, se guardate bene, questo è il nostro appunto del cardigan. Questi sono di 10 catenelle, perciò abbiamo 3 cerchietti con 10 punti alti divisi delle 5 catenelle in punto basso. Qui e qua sono 20 punti, ok? Quindi 1 2 3 4 5, un punto basso nell'archetto, 1 2 3 4 5, un punto basso nel prossimo archetto, e qui che c'è 8 catenelle, 10 punti alti, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 1 10, un punto basso nell'archetto di 5 catenelle, 1 2 3 4 5, un punto basso qua pure, 1 2 3 4 5, e nel prossimo un punto basso. Quindi qua c'è l'archetto di 8 catenelle, quindi farò 10 punti alti. Io vado avanti, farò un archetto con 10, poi farò 5 catenelle, un punto basso per 2 volte, ripeto la stessa cosa qua nell'archetto di 8, 10 punti alti. Quando arrivo qua devo fare 20 punti alti. Quando arrivo qua torno con voi, ecco, ho fatto i 20 punti alti, arrivo qui, un punto bassissimo, prendo da qua, quindi qua cammino un punto bassissimo per 3 volte, 2 per terzo, qui faccio un punto basso, 1 2 3 4 5, un punto basso, e abbiamo fatto un archetto con 5. Prendo il filato, qui inizio a fare i punti alti a rilievo, 10 punti alti, 2 3 4 5 6 7, 9 e 10. Fate attenzione a non prendere questo qua, che questo è il nostro archetto, quindi dovete sempre contare che c'è 10 qua, un punto basso, 1 2 3 4 5 catenelle, un punto basso, e qua iniziamo ancora un'altra volta prendendo davanti il punto a rilievo, 1, metto il filo uncinetto qua, prendiamo davanti un punto alto a rilievo, ancora qua, passo qui e tiro per 10 punti alti sempre a rilievo. Così i nostri archetti sarà fatto così. Adesso sempre prendendo davanti per fare il punto rilievo. Ok, l'ultimo qua, un punto basso, 1 2 3 2 3 4 5 catenelle, un punto basso, eccoci qua. Iniziamo ancora un'altra volta, punto a rilievo prendendo davanti, ok, così 4 3 4 5 6 7 8 9 e 1 10. Il primo archetto, un punto basso, 1 2 3 4 5, un punto basso per chiudere l'archetto. Qua siamo arrivati ai 20 punti, la stessa cosa, prendendo davanti facciamo i punti a rilievo, 13 12 13 14 16 17 18 19 1 20. Ecco qua, direttamente con un punto basso nell'archetto, 1 2 3 4 5 catenella, nel prossimo archetto un punto basso, inizia a fare i punti a rilievo. Allora, io l'ho fatto con voi metà già, fate tutto il giro, ok, così come ho fatto qua, qua. Quando arrivo al penultimo torno con voi, che sarebbe qua, ok? Eccoci, sono arrivata qua, un punto bassissimo, cammino qua sopra con un punto bassissimo, 1 2 e il terzo, e qui un punto basso, e inizio a fare 1 2 3 4 5 catenelle, no, salto ancora, siamo qui, punto bassissimo qua, cammino 1 con punto bassissimo, 2 3 4 e 5, faccio qua punto bassissimo e l'ultimo punto bassissimo faccio qui, ok? Allora, una catenella, vado qua, giro, prendo il mio filo qua, inizio un punto alto, una catenella, un punto alto a rilievo, una catenella, un punto alto a rilievo, una catenella, un punto alto a rilievo per 10 volte. Qua dobbiamo lavorare così, prendendo sempre davanti un punto alto a rilievo, una catenella e così per 10 punti alti a rilievo, catenella, punto alto a rilievo, catenella, un punto alto a rilievo, una catenella e l'ultimo punto alto a rilievo di questa archetto. Ok, così qua direttamente con un punto basso vado direttamente al punto alto qua e faccio un punto alto a rilievo, una catenella, prendo qui un punto alto a rilievo, una catenella, un punto alto a rilievo, una catenella e un punto alto a rilievo, una catenella, un punto alto a rilievo, una catenella e un punto alto a rilievo. Questo giro è solo dei punti alti a rilievo, una catenella e per quando arriviamo all'archetto un punto basso e passiamo già al prossimo archetto, così una catenella e l'ultimo punto alto a rilievo e qua un punto basso, eccolo qua, ho fatto già due, rimanerà così. Farò tutto il mio giro, mi raccomando, qui c'è 20 punti alti a rilievo anche qua, quindi dobbiamo lavorare così per tutto il giro. Ok, eccoci qua, mi sono arrivata, ho già fatto un punto basso, quindi qua nella terza catenella un punto bassissimo. Ok, guardate così, ok, i 2 da 20, i 3 da 8 catenella che sono 10, giusto, 10 punti alti sopra. Adesso camminiamo con un punto bassissimo qua, anche qui, qua, perché questo è il primo, 1, 2, qua. Dobbiamo arrivare, saltiamo uno, un quadrettino e secondo iniziamo. Allora in questo momento qua, se volete cambiare colore, che state lavorando con 2 colori, tagliate il filo, iniziamo a fare altro colore. Se invece state lavorando con un filato multicollo così, non ha bisogno di tagliare, bassissimo, cammino con un punto basso 1, 2, 3, 4 e quinto, quindi saltato 1, 1, 2 qua, due, allora 1, 2, 3 qua e terzo, quindi un quadretto saltato, qui inizio 1, 2, 3, 4, 5, salto 1 e qui un punto basso 1, 2, 3, 4, 5, salto 1, nel prossimo un punto basso 1, 2, 3, 4, 5, salto 1, nel prossimo un punto basso. Quindi ho fatto 3 archetti di 5 punti, di 5 catenelle, quindi qua iniziamo a fare 8 catenelle, 3 4 5 6 7 8, salto 1, salto qui e qua un punto basso 1 2 3 4 5, salto 1, nel prossimo un punto basso 1 2 3 4 5, salto 1, nel prossimo un punto basso, 1 2 3 4 5, salto 1, nel prossimo un punto basso. Adesso farò 8 catenelle, 2 3 4 5 6 7 8, salto un quadretto, nel prossimo un punto basso. Quindi attenzione che qui dove ho iniziato, se guardate bene, qui c'è una catenella e primo punto alto, ho chiuso con un punto bassissimo, ho camminato un punto bassissimo qua, qua e sono arrivata qua, quindi vuol dire che qui ho lasciato un quadretto, ok, come lasciamo anche qua e anche qui. E quando saltiamo da un quadretto all'altro lasciamo sempre uno vuoto, ok, perché tutto il nostro giro sarà così. Allora 1 2 3 4 5, salto 1 e arrivo qua, 1 2 3 4 5, salto un quadretto, nel prossimo un punto basso, 1 2 3 4 5, salto 1, nel prossimo un punto basso, 1 2 3 4 5 6 7 8, salto un quadretto, salto qua 1 e qui un punto basso. Ecco, adesso qua dove abbiamo i 20 punti alti separato di una catenella dobbiamo fare due archetti anche da 8, però separato dai 3 archetti da 5. Qui sono i nostri aumenti qua, in questa punta qua uguale, per tutti i giri che faremo sarà così, 1 2 3 4 5, salto 1 quadretto, nel prossimo un punto basso, 1 2 3 4 5, salto 1, nel prossimo un punto basso, 1 2 3 4 5, salto 1, nel prossimo un punto basso. Quindi adesso faremo 1 2 3 4 5 6 7 8, salto 1, nel prossimo un punto basso, ancora un altro archetto di 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, salto 1, nel prossimo un punto basso. E adesso faremo 3 archetti di 5 catenelle, 5 catenelle, salto 1, nel prossimo un punto basso, 1 2 3 4 5, salto 1, nel prossimo un punto basso, 1 2 3 2 3 4 5, salto 1 in un punto basso, ok. Se guardate rimane un quadretto vuoto, è questo che dobbiamo saltare, questo, e quindi agganciamo qui. Adesso faccio 8 catenelle, 2 3 4 5 6 7 8 9 8, ho fatto 9, tolgo 1, salto 1, salto questo archetto, nel prossimo un punto basso, 1 2 3 4 5, salto 1, nel prossimo un punto basso, 1 2 3 4 5, salto 1, nel prossimo un punto basso, 1 2 3 4 5, salto 1, nel prossimo un punto basso. Ecco qua, qui ricordatevi 2 da 8 catenella, 4 qui pure 8 catenella, questi sono da 5. Ricordate sempre di fare i 3 di 5 catenella con punto basso, e qua sempre da 8, vedete, qui da 8 e qui, e qua tutto da 3. Farò tutto il mio giro, torno al penultimo con voi. Ecco qua, sono arrivata all'ultimo proprio, quindi qua saltato 1, qui è saltato 1, quindi arrivo qua, ok, e quindi chiudo, cammino sempre fino al mezzo con punto bassissimo, 2, punto bassissimo e terzo. Ok, allora il giro che ho fatto adesso sarà sempre di ripetizione, sempre fino ad arrivare alla lunghezza che volete. Ok, il punto è questo, sono punti di ripetizione, punti a rilievi qua, punti alti a rilievi, catenelle, punti bassi, punti alti qui. Adesso inizio il primo giro che è 10 punti alti, 5 catenelle, chiudo, 5 catenelle, chiudo ancora con punto basso, 10 punti alti. Faccio ancora questo giro con voi per essere più chiara, quindi qua un punto basso, 1 2 3 4 5, qui un punto basso, 1 2 3 4 5, qua un punto basso, qua prendo il filo, già inizio a fare 10 punti alti, 2 3 4 5 6 7 8 9 e un 10. Ok, qua un punto basso. Ecco qui, questo è il primo cerchietto, quindi qui 1 2 3 4 5 catenella, chiudo il cerchietto con un punto basso, 1 2 3 4 5 catenella, chiudo con un punto basso e qua dove c'è 8 catenelle farò 10 punti alti, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 1 10. Dovete sempre contare se c'è 10, 3 3 6 3 9 1 10. Qua un punto basso, 1 2 3 4 5, chiudo qua con un punto basso, 1 2 3 4 5 e qui chiudo con un punto basso, quindi qua inizio subito con 10 punti alti. Ok, uguale a prima, uguale a questo e questo come ho fatto. Quando arrivo qua in mezzo dove ci abbiamo le due catenelle, due cerchietti da 8 catenelle, torno con voi, faccio vedere un attimino, perché qui è il nostro aumento, sarà sempre così, i punti di ripetizione fino ad arrivare alla lunghezza che vogliamo noi. Ok, vado avanti. Eccoci qua, sono arrivato, già ho fatto 10 punti alti, praticamente prendete il filato e qui dentro l'archetto di 8 iniziamo a fare ancora 10 punti alti, quindi qui è il nostro aumento per ogni giro che faremo. Ok, qua è il nostro aumento, 4 5 6 7 8 9 10. Qui un punto basso, chiudiamo, iniziamo a fare 5 catenelle, 3 4 5, qua un punto basso, 1 2 3 4 5, qui un punto basso. Ecco qua, questo è il nostro aumento e qua abbiamo fatto già 1 2 3 e 2 qua. Ok, 1 2 3 e questi due, quindi qua faccio tutta ripetizione. Quando arrivo al penultimo torno con voi. Eccoci qua, sono arrivata, ho fatto anche qui i 20 punti alti, qua un punto bassissimo, cammino con un punto bassissimo, 2, e qua in mezzo faccio un punto basso. Adesso iniziamo il secondo giro, che è questo qua. 1 2 3 4 5 catenelle, qui chiudo l'archetto e primo, quindi adesso rimaniamo solo con due archetti, scusate, un archetto. Allora prendo il filo, prendo davanti un punto a rilievo, tutti i punti a rilievi prendendo davanti, ok, così 3 4 5 6 7 8 9 1 10, ok, fatti 10 punti alti, vado direttamente all'archetto, un punto basso, quindi 1 2 3 4 5 catenelle, chiudo il mio archetto, ok, direttamente prendo il filo, vado qui un punto alto a rilievo e inizio a fare la stessa cosa che ho fatto prima, 10 punti alti a rilievo senza nessuna catenella di separazione, ok, così tutti i punti alti a rilievo, ecco qua, mancano 2 per finire 10 punti alti a rilievo, eccoci, finito, adesso un punto basso qui, 1 2 3 4 5 catenelle, vado qua un punto basso e inizio a lavorare tutti i punti alti a rilievo ancora. Adesso faremo tutto il giro così, quando arrivo al penultimo torno con voi. Ecco, sono tornata qua per far vedere un attimino, quindi tutti i punti alti a rilievo ho fatti 10, quindi qua inizio a fare gli altri 10, ok, che sono 20 in totale. Quindi questo che sto facendo adesso faremo altre volte, sempre ripetizione della stessa cosa che abbiamo fatto, che farò per 6 volte questo qua, tutto il nostro cerchietto per 6 volte. Anche questo è il primo, conto da qua, farò ancora 5 uguale per arrivare alla mia lunghezza. Penso che 6 mi basta, nel caso farò 7, però comunque lo farò sapere, lo faccio vedere a voi quanti di cerchietti ho fatto per arrivare alla mia lunghezza, dei giri di cerchietti, cioè completo, nel senso completo vuol dire 1 2 3 e quarto giro, che ancora dobbiamo finire questo qua, che sarebbe questo con i punti alti in una catenella, ok, qua un punto basso, 1 2 3 4 5, qua chiudo e inizio un'altra volta. Io vado avanti, ok, torno con voi quando arrivo al penultimo. Ecco qua, eccoci qua, sono arrivata qui, un punto bassissimo, dove ho iniziato con un punto basso, cammino con un punto bassissimo per tutte le 5 catenelle, perché dobbiamo lavorare già un punto alto, ok? Quindi cammino, ok, una catenella, vado qua, prendo il mio punto e filo e inizio a fare un punto alto, un punto basso e 2 catenelle, e prossimo prendendo sempre, aspetta, 3 catenelle, una in più perché qui c'è una catenella, qua un punto alto a rilievo, una catenella, un punto alto a rilievo, una catenella, ok, punto alto a rilievo, una catenella, ancora un punto alto a rilievo, una catenella, un punto alto a rilievo, una catenella, un punto alto a rilievo, una catenella, ancora uno, una catenella e ancora uno, punto alto a rilievo, una catenella e l'ultimo. Quindi 10 punti alti a rilievo con una catenella. Qui all'ultimo archetto ci abbiamo uno solo, un punto basso, e così prendiamo il filo e iniziamo già a lavorare i punti alti a rilievo del prossimo archetto con una catenella, punto alto a rilievo e una catenella, ancora un punto alto a rilievo e una catenella, e così per tutto il giro, ok? Questo è il secondo archetto che faccio, che da così già è finito. Quando arriva al penultimo ritorno per far vedere a voi che dovete saltare un quadretto e iniziare da qua, ok? Io farò tutto il mio giro e poi torno con voi. Eccoci qua, sono arrivata all'ultimo, ho fatto 10 punti alti separato di una catenella a rilievo. Qui c'è l'archetto di 5 catenelle, qua un punto basso, quindi salto una, due, nella terza catenella chiudo con un punto bassissimo, quindi qua camminiamo con punto bassissimo 1, 2, 3, e qui iniziamo con un punto basso. Cosa vuol dire? Che questo archetto deve stare qua da solo, perché dopo quando facciamo le 8 catenelle andiamo a agganciare qui. Quindi qua adesso sto iniziando a fare altro inizio del cerchietto, che sarebbe questi, con 5 catenelle 1 2 3 4 5, salto 1 e prossimo un punto basso 1 2 3 4 5, salto 1 nel prossimo un punto basso 1 2 3 4 5, nel prossimo salto e un punto basso. Quindi adesso faccio 8 catenelle. Una volta che fate le 3 catenelle, scusate, i 3 archetti di 5 catenelle, faccio un archetto con 8 catenelle, 3 4 5 6 7 8, salto il primo quadretto, nel secondo inizio ancora 3 4 5 catenelle, salto e quadretto nel secondo, ok? Allora, se guardate bene, questo è il nostro cardigan, ok? Adesso io farò lo stesso, gli stessi giri, le stesse cose che ho fatto adesso per altre 5 volte. Quindi da qua, dai primi archetti, che sono questi che abbiamo iniziato adesso, farò altre 5 volte da qui a qui. Sono tutte ripetizioni. con questo sarà il sesto, ok, archetto, che qui è la nostra, il nostro aumento sia qua che qua, quindi dobbiamo lavorare facendo la ripetizione di quello che ho fatto prima con voi, gli stessi passi che abbiamo fatto dall'inizio, ok? Io vado avanti, quando arrivo alla mia lunghezza torno con voi, perché dopo voglio fare un attimo il collo, faccio, se mi basta filato, farò collo alto, qualcosina farò sopra, ok? Io vado avanti, andate avanti anche voi, guardate quanto è bello. Quindi adesso dovete solamente fare tutta la ripetizione di quello che abbiamo fatto e lavorare per arrivare alla vostra lunghezza. Io lavorerò per la mia, voi lavorate per la vostra, sempre guardando quello che abbiamo fatto prima, ok? Sono tutte ripetizioni facili, abbiamo visto già adesso come si fa, quindi dobbiamo fare, io farò per me da qua a qua tutto questo pezzo per 5 volte, con questo sarebbe il sesto archetto, ok? Così penso che arriverò alla mia lunghezza. Voi andate avanti, vado avanti pure io. A dopo. Eccoci qua, sono tornata con voi, quindi ho finito, ho fatto 1 2 3 4 5 6 e 7 di questi punti, questi archetti. Come ho fatto vedere all'inizio, ho detto di prendere le vostre misure quando scendete, quindi per me va benissimo 7, può darsi che a voi va bene 6, quindi togliete 1, cioè mano a mano che andate lavorando dovete sempre misurare, ok? Prendo un attimo la misura del mio poncio, allora mettiamo. Allora prendo le misure con la mia lana, allora 55 centimetri, ok? Di lunghezza, larghezza, quanto è largo, prendo pure con voi 85 di larghezza. Adesso inizio a fare il collo, ho utilizzato 5 di questo gomitoli di lana, quindi adesso iniziamo da qua, mettiamo a posto bene qui, ok, iniziamo da qui, ecco, prendo la mia lana e faccio il mio solito nodino, 2 nodi, qua inizio con 3 catenelle, 2, 3, ogni punto alto iniziamo a fare un punto alto, così nascondo la mia lana, qua pure 1, ancora 1, quindi le nostre catenelle è rimasto una nasolina qua, quindi da qua iniziamo a fare dei punti alti. Adesso facciamo la rifinitura del nostro collo, ok? Quindi questa parte che sto facendo qua sarebbe la parte di dietro dove faccio la mia chiusura, quindi iniziate da dietro a fare i punti alti che è meglio. Allora quindi farò tutti i punti alti adesso nel primo giro, ok? Farò tutto, quando arrivo al penultimo torno con voi, solamente punti alti. Eccoci qua, sono arrivata, salto 1 2 nella terza catenella, chiudo tutto insieme, ok? Adesso il primo punto alto lo prenderò da dietro, ok, e porto avanti, chiudo, salgo ancora con 2 catenella e prossimo punto prendiamo a rilievo, ok. Allora, questo giro sarà 2 a rilievo davanti, ok, e 2 di dietro, scusa, 2 a rilievo di dietro e 2 davanti. Allora 1 e 2 prendendo davanti, punti a rilievo, ok, e altri 2 prendo da dietro, 1 e il secondo, ok, 2 davanti, 1 e secondo, ecco, rimanerà 2 punti alti preso davanti a rilievo e 2 preso da dietro, quindi tutto il giro sarà così, ok, ecco qua, preso da dietro e adesso prendo 2 davanti, 1 e 2, faccio una bella rifinitura per il collo, così rimane più chiuso ancora. Per chi c'ha tanto freddo come me, questa è una bella rifinitura. Questo è opzionale, se lo volete fare fate uguale a me, se no il cardigan già è finito qui. Questi 2 giri in più sto facendo per rifinire un po' più carino, più sfizioso, ecco, ecco, 2 punti alti di dietro, 2 punti alti a rilievo davanti, 2 di dietro, così per tutto il giro. Quando arriva penultimo torno con voi. Eccoci, sono arrivata, quindi ho chiuso qua, ho fatto gli ultimi 2, salgo con 1, 2, 3 catenella, questo prendiamo, aspettate, qui ho sbagliato, prendo da dietro qua, prendo qui, giro, eccolo qua, 1, 2, 3 catenella, il prossimo pure prendo da dietro, 2 punti alti da dietro e questi 2 davanti, e continuiamo la stessa cosa che abbiamo fatto per tutto il giro, ok, ecco qua, 2 di dietro prendendo da dietro, questo è solo punto di ripetizione adesso, e 2 prendo davanti, 1 e il secondo, questi 2 prendo da dietro, 1 e 2, 2 davanti, 1 punto alto a rilievo e secondo, ok, senza nessuna catenella, solo punti alti, prendendo a rilievo da dietro, questo 1 e secondo, e prossimo prendo davanti sempre 2 punti a rilievo e questo pure. Guardate come sta venendo, bellissimo. La stessa cosa fate di qua, prendo da dietro 1 e 2, ok, continuate così, e 2 davanti, 1 e 2. Adesso fate tutto il giro, oppa, così, 2 da dietro, 2 davanti, da dietro, 2 davanti, tutto il giro, poi torno con voi, farò allora 1, 2, 5 giri di questi, poi mi fermerò per vedere quanto è alto il collo, ok? Andate avanti pure voi. Eccoci qua, sono tornata. Quindi il mio poncio ho finito, facciamo i conti adesso di quanti giri ho fatto per la mia lunghezza, penso che anche voi siete arrivati alla vostra lunghezza, quindi il mio punto di ripetizione era questi archetti, ok, abbiamo fatto all'inizio, poi ho fatto vedere anche come andare avanti, quindi ho fatto 1 2 3 4 5 6 7 con il primo che ho fatto insieme a voi 8. Poi ho iniziato a fare il mio collo, ok, quindi ho utilizzato 5 gomitolo di lana che ho fatto vedere all'inizio, quindi qua contiamo insieme quanti giri ho fatto, perché per non lasciare tutta la lana che mi avanzava. Con questa sfumatura sono andata oltre, quindi questo collo lo potete utilizzare così o potete girare come c'è nella foto che avevi visto all'inizio, ok, rimane anche bello caldo e bello che cade un po' così, oppure potete utilizzare a collo alto, ok. Allora abbiamo fatto il primo giro tutto punto alto, poi il secondo punto alto prendendo davanti a rilievo 2 e 2 prendendo di dietro a rilievo. Questo è il secondo giro, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e 10. Il 10° giro finisco con voi un attimino, che così vediamo la mia chiusura che farò, ok, insieme a voi. 2 davanti prendendo così punta rilievo 2 come dell'inizio che ho fatto vedere, 2 prendo di dietro a rilievo 1 e 2, prendo 2 punti a rilievo davanti 1 e 2, ancora 2 di dietro 1 e secondo a rilievo prendendo di dietro, 2 punti a rilievo prendendo davanti 1 e 2, 2 punti alti prendo di dietro 1 e 2 e 2 davanti, gli ultimi 2 1 e il secondo, ok. Siccome mi avanza solo questo e non mi basta per fare tutto il giro, finisco qua, salto 1 2 nella terza catenella, un punto bassissimo, ok, 1 2 catenelle, prendo un po' vicino, taglio, tiro, eccolo qua. Questa rimanerà la parte di dietro, che così lo so che la parte di dietro inizio a passare uncinetto in mezzo alle catenelle prendendo il filo per nascondere, tiro bene così non si vede, passo ancora così, passo così, inizio a passare anche qua davanti così nascondo bene, da qua qua così nascondo un pezzo del filato, così non mi si apre, rimane qui, ok, ecco qua, questo qua passo qua dietro questo filato qui, nascondo anche qui dietro così, così sono sicura che questo filato non mi si sfila, passo l'ultimo e taglio, ecco qua. Qui posso tagliare questo pezzettino. Allora questo qui all'inizio lo tolgo, tolgo anche di qua, quindi il nostro poncio è finito, bellissimo, caldo, ok. Qui collo, come ho detto, potete portare così come nella foto oppure potete girare così. Eccoci qua, mettiamo bene, eccoci. Buon ragazzi, questo tutorial è finito e spero e mi auguro che sono stata chiara nelle spiegazioni. Se c'è comunque qualsiasi cosa, mi lasciate un messaggio nella descrizione box. Ringrazio a tutti quelli che mi seguono, che mi lasciano un messaggio, che mi seguono su Facebook, su Instagram e anche qua nel mio canale. Ringrazio a tutti e ci vediamo al prossimo tutorial. Grazie mille, spero e mi auguro di vedere in giro anche voi con questo bellissimo poncho. Grazie mille, ciao, alla prossima.